Buonasera a tutti, buonasera a tutti da Tony Laino. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video. Oggi parliamo di un'altra bella vittoria della Lazio. 5 vittorie nelle ultime 6 di campionato, solo la sconfitta con la Roma, diciamo, ci ha tolto quei 3 punti, ma che ci sta alla fine. Siamo ancora in lotta in qualche modo. Per il quinto posto, siamo a 3 punti dalla Roma che deve giocare col Napoli. E, ragazzi, non è ancora detto. L'Atalanta è un punto sotto di noi, ma con 2 partite in meno. La stagione è ancora lunga sotto un certo punto di vista perché mancano ancora 4 partite. Ma oggi la Lazio ha fatto davvero una bella partita. Io andrei a vedere un attimo le statistiche prima di passare al commento della partita con la Lazio, che ha avuto ben il 70% di possesso palla stasera, 17 tiri in porta a 7, 8 tiri in porta a 1. Una partita stradominata dalla Lazio, e l'1-0 è un risultato che ci va anche stretto, molto stretto. La partita poteva finire 4-5-0 tranquillamente. Tante occasioni, tanto bel gioco, tanta aggressività della Lazio. Ripeto, peccato solo il punteggio basso. Abbiamo rischiato all'ultimo minuto, l'ultimo secondo, con il tiro di Henry, che ha buttato la palla in curva sud a 2 passi dopo che Romagnoli si è fatto fregare la palla in maniera ingenua. Comunque io penso che stasera si possa dare una valutazione più che sufficiente a tutti, tranne ora vediamo un po'. Ora Mandas, io do un bel 7,5 a Mandas, perché ha fatto, oltre alla sicurezza che sta dando in porta, traspare sicurezza sicuramente dai suoi guantoni, traspare sicurezza. Ha fatto anche un bellissimo intervento. La difesa, io do un 7 a tutti, perché la difesa è stata praticamente perfetta per 90 minuti, tranne alla fine quell'occasione lì. Per il resto non ho avuto mai la sensazione di poter subire gol dal Verona. A centrocampo, bene male, se ci sono fascia sinistra, benissimo Guendouzi, e do un 7. Poi arrivo alla nota stonata forse di questa partita. Io do un 7,5 anche a Felipe Anderson e Luis Alberto, che hanno saputo sfruttare le occasioni, ripartire in transizione d'attacco, recuperare i palloni grazie anche a Marusic e Guendouzi. Do un 6,5 a Castellanos, che si è dannato l'anima, ma non è inciso più di tanto. Io do come migliore in campo, ora il migliore e il peggiore in campo, come migliore in campo, e poi parliamo di Zaccagni escluso, migliore in campo dell'11 titolare, per me è Daichi Kamada, ancora do un 8, perché stasera Kamada era ovunque, ha corso tanto. Kamada stasera ha fatto veramente una partita bellissima, finalmente il Kamada che propositivo, andava a recuperare i palloni. Kamada stasera ha fatto davvero, davvero, davvero una bella partita. Nota stonata di questa partita è stato Isaksen, che do un 6 meno, non riesco a dare una sufficienza, perché ha sbagliato quasi tutte le palle che ha toccato. Allora, io penso su Isaksen, faccio un discorso più lungo. Isaksen penso che sia un giocatore di quelli che deve giocare un po' di più, ha bisogno di continuità, però se poi quando gioca offre queste prestazioni, è chiaro che magari la prossima, domenica prossima a Monza, non verrebbe impiegato dall'inizio, anche perché abbiamo una buona forma Felipe Anderson, è rientrato Zaccagni. Ora vediamo un po' quale sarà il giocatore che impegnerà tutto domenica, ma credo che Isak sia starà fuori, non mi è piaciuto. E poi dalla panchina, bene tutti, solo Pedro come Isak per il gol che ha sbagliato. E poi ho dato tutto a Kamada, 8 meno a Zaccagni, perché comunque ha giocato, è entrato a quanti minuti al termine? Al 72esimo, però ha fatto gol, ha fatto davvero un
non so a chi minuto è entrato, minuto al 60esimo, a 30 minuti dalla fine, ha fatto un bel gol su un bellissimo assist con Luis Alberto. Camata recupera però al centrocampo. Luis Alberto scambia con Zaccagno e vanno a fare il gol dell'1-0. Detto questo, queste, scusate, sono un po' sono sulle mie pagelle. E tutto sommato, la chiave tattica della partita è stato senza dubbio il centrocampo. L'alta pressione della Lazio nella metà campo del Verona, che ha spinto gli ospiti a perdere tantissimi palloni. La Lazio è stata quasi perfetta stasera, quasi perché, ripeto, l'1-0 è un risultato che ci va un po' stretto. Però siamo ancora in corsa per il quinto posto. Abbiamo un calendario sulla carta agevole, perché avremo Monza, Empoli, poi Inter e l'ultima col Sassuolo in casa. E credo che nelle ultime due partite, se tutto va come deve andare, perché comunque le partite sono difficili, c'è gente che si deve salvare, che si deve salvare, il Sassuolo che si deve salvare, il Monza, che non so come sta messo in classifica, se il Monza sta, il Monza è 11esimo, è salvo, quindi non deve rompere le palle, l'Inter la penultima, è campione d'Italia e non deve rompere le palle, però credo che possiamo ancora dire in qualche modo la nostra, vediamo come va. Dipende da noi, ma dipende anche dagli altri. E purtroppo è brutto quando non tutto dipende da te. Abbiamo fatto una stagione indubbiamente sottotono, alti e bassi, tanti alti e bassi. Abbiamo vinto con la Juve, abbiamo perso con la Roma e ci sta. Un derby dopo praticamente 2 anni e mezzo, quasi 3, ci sta a perdere per la legge dei grandi numeri. Però diciamo che siamo ancora il 4 maggio, diciamo che siamo ancora in lizza per provare quantomeno ad entrare in un posto Champions. Ne potrebbero rientrare anche 6, perché facciamo un esempio: se la Roma dovesse arrivare tra le prime 5 e vince la Coppa UEFA e noi arriviamo sesti, entriamo in Champions. Se voi immaginate dover fare il tifo per la Roma? Non farò il tifo per la Roma, non farò il tifo per la Roma. Se vincono loro, bravi, se no sti cazzi, in quel caso ne approfitteremmo. Però poi io penso alla mia squadra, le altre squadre sì, guferò sia in finale che in finale, ovviamente. Nel caso in cui la Roma dovesse andare in finale, però obiettivamente è una competizione che giocano loro, è anche un po' da provincia lorti. È chiaro che io tiferò contro, però sti cazzi, se la vinceranno, bravi. Per carità, se la vincono ci mancherebbe altro. Però va bene, comunque, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace. Importantissima la vittoria, la vittoria. Vediamo un attimo le altre partite della giornata di campionato, perché per dare un po' un attimo un allora, calendario. Ci sono Napoli-Roma, vabbè, Atalanta-Empoli, ok, Bologna-Udinese, ok. La prossima c'è Roma-Juventus, quindi attenzione, 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 col Bologna che va a Torino, con l'altra cosa. E poi l'altra ancora c'è Atalanta-Roma, cioè ragazzi, e noi abbiamo l'Empoli. Poi noi giochiamo con l'Inter, ma ci sarà Bologna-Juventus. E l'ultima giornata, la Roma va a Empoli, con l'Empoli che si va a salvare. E basta. No, credo che l'ultima giornata dipenderà. Potrebbe decidersi prima, e l'ultima giornata potrebbe. Poi, che è chiaro, però, come avete visto, ci sono vari scontri durante la. Tutti scontri che potenzialmente sono a nostro favore, potenzialmente, potenzialmente. Noi dobbiamo vincere le partite, si spera, e sperare in passi falsi. Tutto è ancora possibile, tutto è ancora possibile. Dipende da noi, dipende dagli altri. Avrei preferito un epilogo diverso, con la Lazio già tra le prime 5, però purtroppo quest'anno è andata così e dobbiamo sperare fino all'ultimo. Sarà molto difficile, però. Va
Va bene, ci proviamo. Ehi, iscriviti al canale, mi piace, sempre Forza Lazio, il tatuaggio. Solo per questo devi iscrivere, Forza Lazio.